Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Siamo tornati finalmente con Pillole di Aeronautica con il nostro esperto. Esatto, con era tanto che volevo fare Pillole di Aeronautica, perché secondo me dopo questo periodo di quarantena in cui vi abbiamo portato i video del volo completo, andateveli a vedere. Mi ci dispiace, non sono bellissimi, ma purtroppo avevamo quelli. Allora, no, questo è l'aereo in questione, è un Piaggio P166. Esatto, perché dopo due puntate, dopo una puntata sia di Pillole di Aeronautica e una puntata di Aerei di Merda che sfottevano tutto il popolo italiano, abbiamo deciso di rifarlo. Un'altra, esatto. Allora, perché questo è un aereo italiano, la Piaggio cos'è? È famosa per fare la Vespa, sì, per Vespa, fare i motorini e aerei con aerei per contare. Esatto. In pieno stile Madre Russia. Allora, ora entriamo dentro, ma prima vi ricordo di seguirci su Instagram, accedere al canale Telegram e soprattutto accedere al nostro server Discord, in cui abbiamo un vero ATC con Flight Simulator X. Quindi mi raccomando, tutti i link in descrizione. Quindi ora fermate il video e poi fate tutte le cose. Esatto, entriamo. Anche tu, Giovanni o Marica o Gianfranco, che non l'hai fatto, fallo ora. Oh, entriamo all'interno, ecco qua. Oh, togliamo la pausa. Nel mentre che facciamo un praticamente brevissimo close up, perché già l'avrete visto molto probabilmente all'interno di Aerei di merda. Allora qua abbiamo un anemometro, altimetro, un indicatore d'assetto. Questo si chiama virus bandometro. Sì, vabbè, virus bandometro. Il trap coordinator, un indicatore di variometro. Esatto. Uno strumento di navigazione analogico molto molto facile da usare. e le informazioni sui motori, poi le stesse cose vengono. Guardate, vorrei far vedere la cloche, che bellezza proprio, eh. Esatto. Pace le cacate. Io direi di partire. Decolliamo. Oh, abbiamo notato che tende ad andare verso destra un po' l'aereo. Leggero, no, non è dritto. Prima sembrava andare verso destra. Signori, E alla velocità di decollo è 100 nodi. Io ho paura che 100 nodi decolli da solo l'aereo. Data dei flap. Ok, alziamo. Rotate. Ok, allora. Dobbiamo fare le cose veloci, quindi già iniziamo ad uscire dallo spazio aereo, di alzare i carrelli. Sì, alziamo i carrelli. Andiamo a vedere. Allora, i signori che hanno i gentilissimi amici che hanno si abbassa quando abbassi i carrelli, si abbassa un pezzo di fusoliera proprio. Tra l'altro, a noi fanno piacere queste cose. Fusoliera in pieno stile italiano è un enorme mattone. Proviamo ad accendere l'autopilota che ho impostato. Questa taglia perché era lunghissima. Forse non funziona. Allora, no, forse funziona, ma comunque sia rimane sempre la funzione. Sì, potete comunque comandarlo voi, cosa che altrimenti non sarebbe possibile. Andiamo a vedere, proviamo a vedere. Funziona. Sembra ho impostato anche, voi ora non potete vedere. Non c'è un niente, ovviamente ringraziamo i cari signori che. Ma i cari signori della Piaggio che hanno creato un aereo fatto con I piedi, signori. E cosa ne stai pensando? Devo dire, allora, troppo maneggevole, cioè, forse è un problema mio. Troppo sensibile. Esatto, con gli aerei piccoli, ma è troppo sensibile. Allora, il Cessna è un aereo che è proprio famoso per essere, per il 172 è famoso per essere perfetto sotto ogni punto di vista, dal punto di vista della velocità che è giusta per il tipo di aereo che si sta qui comandando, che spingiamo un po' una tanto. Buona maneggevolezza che con cui non è troppo sensibile, ma è anche abbastanza sensibile da permettere una buona maneggevolezza. Abbassiamo i carrelli. Sì. La vogliamo vedere l'animazione? Vediamo l'animazione. Ok. Si stacca. Secondo me quello è la principale causa dell'inquinamento
nei mari. Molto probabile, devo dire. È un'ipotesi che ho fatto, poi se è vera, commentate sotto, secondo l'esperto, è una, questa è una verità assoluta, ovviamente. Ok. Sembra andare bene, siamo un po' veloci, eh? Sì, direi di abbassare il caps. Non penso abbia gli spoiler. Un aereo di questa stazza non è troppo, non è grandissimo. È abbastanza piccolino come aereo. Uppela. Però un aereo Uppela. Del genere. Secondo me un aereo del genere adibito al trasporto di merci su un cortissimo raggio. Ci andrebbero gli spoiler, ok. Niente. Siamo. È perché ero troppo lento, scusatemi, ma. Va bene, è atterraggio del cavolo, ma. Sì, comunque. Però devo dire che non è malissimo, me lo aspettavo molto peggio l'aereo. Ok. Oh, traiamo qualche conclusione. L'aereo si presenta bene. Non. Allora, è design, sempre il solito mattone. Il design è un po' stile Gran Caravan. Sì, molto stile Gran Caravan, questo. Una cosa che abbiamo notato nella prima volta in cui abbiamo registrato il video. Allora, c'è questo muso. Marso, sì. Che praticamente è enorme. Solo che dentro non c'è un motore, non c'è niente. Niente. Non è che c'ha il motore, niente. Quindi l'hanno messo lì, boh, un po', faccia. A caso. È troppo sensibile. Stile Google. È troppo sensibile. Mi sposto qua. Sì. È troppo sensibile. Che ne dici tu? Sì, è troppo sensibile ai comandi, ho notato, infatti prima effettuando dei test precedentemente, semplicemente dando un colpetto di clutch in alto o in basso, l'aereo schizza via perché sì, già è diciamo che così. Mandando avanti così, adesso non so come farvelo vedere, ma leggermente così la clutch, tende ad avere anche 20-25 gradi di pitch down. Di rolio in basso. Di ascendere di 20-25 gradi. Perfetto, bene. Signori, noi vi ringraziamo per la visione. Esatto. Di questo video. Se il video vi è piaciuto, lasciate un mi piace, commentate, condividete, iscrivetevi e attivate la campanellina per non perdere nessuna notifica del video che farò. Ricevere tutte le notifiche di tutti i video che farò, perché YouTube è stronzo, esatto, non manda feed. Se il video non vi fosse piaciuto, lasciate non mi piace e diteci il perché nei commenti. Ma se metteste mi piace, ne saremo infinitamente più felici. Quindi mettete mi piace, grazie. Oltre a questo vi invitiamo a seguirci su Instagram, unirvi al canale Telegram e accedere al nostro server Discord, tutti i link in descrizione. Mi raccomando, su Discord c'è un bellissimo vero ATC con Flight Simulator X, quindi accorrete numerosissimi. Importantissimo, se avete anche voi Flight Simulator X, questo aereo è un freeware che abbiamo trovato, esatto, sul sito simviation.com, sito bellissimo che vi consiglio. È il primo nella classifica, quindi se eventualmente lo vorreste addirittura, sì, è il primo che si trova quando si scrive Piaggio P166, sì. Se vi va, scaricatelo, installatelo, è semplicissimo da installare. Provatelo e diteci come vi è sembrato, in modo da avere anche sul Discord, in modo da avere. Esatto, anche quindi un unitevi alla discussione e parlatene con noi, visto che noi siamo sempre attivi. In alto a destra c'è sempre il di merda che è uscito questa domenica. Mi raccomando, se non l'avete ancora visto, andatelo subito. Aprite le schede e guardatelo ora. Perciò, detto tutto questo, tutto sto casino, noi vi ringraziamo ancora per aver visto il video e vi diamo appuntamento al prossimo. Ciao, ciao a tutti!